piacevole sorpresa per l'Udinese. Sì, direi non di, no, scollaccato da Donadoni, con l'inserimento per esempio di Mauri al posto di Jorquera, mezzala. Verticale, la sua specialità. Ertò però ben posizionata al limite dell'area di rigore lo rallenta. Allan. Eh sì, è la sua specialità, nel Colo Colo ha fatto fare tanti tanti gol prima che arrivasse nella fase di costruzione del gioco da dietro del Parma. Potrebbero esserci qualche piccolo problema perché ecco Arau. Scorsone utilizzato anche a sinistra da Guidolin. Allan, anche lui è iniziato molto bene. Quattro partite di buona. Felipe, messo giù, non c'è nulla per Calvarese che lascia giocare. Allan recupera palla, tra poco rivedremo. Belli per andare sul secondo palo. Cassano gioca arretrato per la conclusione di Jorquera. Colpisce in pieno Allan. Aggio, per cui vedi che poi riescono comunque a uscire almeno due giocatori. Ah, si gira al limite l'area di rigore. Coda Allan, gli porta via la palla e va in contropiede l'Udinese con Coné. Davanti di Natale. Frena Coné, contro Allan. Può controllare l'ex Vasco da Gama. Jorquera gli sporca il pallone. Il recuperatore di palla, ma sa anche giocare a pallone. Allan. Corre Gobi, fa tutta la fascia e la fa bene. Vince in palla con Widmer. Allan ritrova la palla. Sì, se l'è allungata un tanto per venire. Allan. Vuole Terò, trova Jorquera. E poi anticipo di Felipe su Di Natale, poi il tocco di coda Badu Allan. Rinvia bene Felipe. In pratica Cassano va dove gli pare. Sì. Ecco, cioè... Ancora Parma con Acqua. Sbagliato il tocco, allora può andare l'Udinese a sinistra. Centrale Terò, Di Natale sempre sulla linea del fuorigioco. Va da lui Allan. Di Natale, scontro con Lucarelli. Non falloso per Caldi, lui Guilherme. Pedro Mendes, di nuovo Allan. Allora qua. Tocco, rimessa laterale. Corre di Messi, partita vinta 1-0 dal Granada, grazie soprattutto alle sue parate. In estate, un ottimo mondial. Sì, assolutamente. La facilità. Jorquera, Cassano, Allan lo blocca con le berra. Mauri. Scivola coda, con calma Allan. Ertò. Di nuovo uno scontro con Badu. Zoppica Pedro Mendes. Allan, Badu. Non per Cassano, in aria. Cassano, Carnesis, Mauri non la ritrova. Di nuovo Cassano, solo per un attimo. Piris in qualche modo, con l'aiuto di Al. Primo tempo, dei 10 complessivi, sì. Il Parma, con questi sono 8. Qualsiasi tipo di risultato, appunto. Allan, tocca a Mauri. Ancora duello, Widmer, Gob sui due gol. Mirante. Perfetto, entrambe le circostanze di Natale. Risultato però nel primo tempo mi è sembrato poi giusto, al di là che in vantaggio, soprattutto perché ha un campione in squadra che non sbaglia mai. Fallo ad Osvaldo e Tevez, anche Di Natale e Cassano. Diciamo, come abbiamo visto, che come José Mauri. Allan, Piris, Gobbi, Cassano, ancora a sinistra il Parma. Allan lo blocca e fa ripartire l'azione d'attacco dell'Udinese. Davanti Di Natale, a destra Terò, dall'altra parte Coné. Allan per Di Natale, controllo geniale sopra Lucarelli. Di Natale al limite per Coné, entra in aria. Coné controlla, Coné, Mirante. Poi anche il tocco è non trovare il coraggio di tirare senza portarsela troppo in una parte di campo dove la visuale poi della porta era veramente ridotta. Eccolo qua. Comunque calcio. Badu. C'è la pressione di Cassano. Allan. Con calma. Poi sbaglia. Il lancio per Terò. Allora, Jorquera. Si è largato Cassano. Servito. Attacca lo spazio De Ceglie. Cassano. Fermato ancora da Allan. È l'unico. Allan è un giocatore che è molto più bravo. Vedi, viene a ricevere proprio nella zona, è vero. Poi sai, sono due terzini, due mediani, diciamo così. Quindi si possono interscambiare bene. Uno copre l'altro, Allan. Doppio passo e poi allarga da Terò in mezzo di Natale. Land sta cancellando Cassano. È stato bravissimo a recuperare l'ennesimo pallone e far ripartire Guilherme. Allan, Terò, a destra Widmer. Decenni non lascia lo spazio per il passaggio. Allan, Badu, va bene in verticale. I due possono essere Cassano, Allan, Cassano, di nuovo Allan. A destra Widmer, il secondo palo c'è Guilherme. Oltre a Di Natale arriva anche Ertò. Widmer, il cross per Ertò. Un
Corre Gobbi, bel fotil. Mauri, Cassano al limite. Calcia Cassano, trova il petto di Ghier. Porchera. Sole, poi assist impreciso per Cassano. Allan. Ancora un break del brasiliano. Pronta a partire Di Natale. Allan va da solo. Si lancia Allan. Felipe. Per Mirante. Alla lunga arriva Allan. E Cassano. Gobbi in area di rigore insieme a Coda. Oltre da qua. Adesso c'è anche Galloppa. Allan, difficilissimo lo scontro con Marchetti, prima di uscire Veronica e assist sulla fascia per sì. Poi il gol Natale. Belfodilla, Allan, Coda la sfiora, Santa Croce in qualche modo, Allan di testa, poi Galloppa, alto. Deviazione però. Calcio. Attaccato immediatamente, eccolo qui, calcia malissimo, sulla respinta vanno addosso tutti, la controlla, il gruppo e tatticamente sono molto bravi. Occhio però allo spirito del part. Carnesis, Dallan, un altro che ha giocato molto bene. Sì. Pasquale, Badu,